One Podcast. Tutto era cominciato lo scorso 27 giugno, giorno del disastroso dibattito televisivo in cui il presidente Joe Biden era apparso confuso, stanco, non in grado di reggere davvero un confronto serrato con il suo ex avversario Donald Trump. Da allora sono successe però un po' di cose, alcune decisamente incredibili. A Butler, lo sapete, un ventenne ha cercato di uccidere Trump durante un comizio elettorale, salvatosi all'ultimo per un movimento della testa. Poco dopo Biden ha contratto il Covid e si è ritirato nella sua residenza in Delaware. È lì che probabilmente ha cominciato davvero a pensare se fosse il caso di lasciare il testimone a qualcun altro e quindi di permettere a qualcun altro di prendere il suo posto da candidato per le prossime elezioni presidenziali del 5 novembre. E per tutta la settimana abbiamo atteso che quel momento arrivasse, perché era un po' nell'aria che il presidente stesse per mollare. Due giorni fa la notizia ufficiale: Joe Biden ha rinunciato alla candidatura per la rielezione. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo: ma perché? Sono candidato e intendo vincere. Queste sono state le parole di qualche giorno fa rivolte da Biden ai leader democratici di Camera e Senato, rispettivamente Hakeem Jeffries e Chuck Schumer. Ripeto, stiamo parlando solo di qualche giorno fa. Cos'è successo nel frattempo? Ne parliamo tra poco. Per i democratici la campagna elettorale però comincia adesso. Il primo passo è capire chi prenderà il posto di Biden. Nel suo comunicato il presidente ha fatto riferimento a Kamala Harris, la sua vice, sostenendo la sua candidatura alla presidenza. Questo non vuol dire però che sarà certamente Harris la candidata, seppure al momento è la favorita. In un tweet, l'ex presidente Obama ha ringraziato Biden per il suo lavoro e per la scelta fatta. Ma nel comunicato non c'è traccia di Kamala Harris. Obama dice solo di avere una straordinaria fiducia nel fatto che i leader del nostro partito riusciranno a creare un processo dal quale emerga la migliore candidatura. Ed è effettivamente così che funziona. Sarà la convention del Partito Democratico in programma a Chicago dal 19 al 22 agosto a decidere chi dovrà sfidare Donald Trump. Questi saranno giorni importanti in cui cominceranno ad essere messe in campo tutte le strategie per favorire un nome piuttosto che un altro. Ma facciamo un passo indietro fondamentale. Joe Biden, alla fine, si è ritirato dalla corsa elettorale. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Greta Cristini, analista geopolitica. Questa è la risposta che mi ha mandato. Ma allora, è evidente che c'è stata una pressione crescente a cui Biden ha inizialmente provato a resistere, ma che poi lo ha costretto a rendersi conto che non solo fra i cittadini americani, ma fra gli elettori democratici e l'establishment democratico, era in corso nelle ultime settimane un processo di delegittimazione da cui non poteva più scappare. Direttamente o indirettamente, tutti i big dei democratici, da Obama, Nancy Pelosi, fino a Chuck Schumer, un grande alleato di Biden, leader della maggioranza del Senato degli Stati Uniti, lo stavano spingendo a lasciare. Non solo, c'è stata una fuga dei donatori, da Disney ai produttori di Hollywood, che nelle settimane scorse hanno congelato i loro finanziamenti chiedendo espressamente il ritiro di Biden. Insomma, dopo la debacle al dibattito televisivo contro Trump, la convinzione di Biden era ancora quella di poter essere l'unico dei democratici capace di battere Donald Trump, ma questa era una convinzione che gradualmente non è stata più condivisa dall'establishment democratico, che invece si è detto che, al contrario, di certo con Biden come candidato la Casa Bianca era già una partita persa. Ora, nessuno è convinto fra i democratici che Kamala Harris, che è la candidata che ha ricevuto l'endorsement da Biden, certamente potrà battere Trump. Però si riaprono i giochi e i democratici, dopo mesi e mesi di stallo, dopo anni in cui non sono stati in grado di formulare una risposta efficace al fenomeno
fenomeno Trump e alternativa Joe Biden, e hanno fatto testuggine invece attorno al presidente, un leader comunque in via di decadimento, l'abbiamo già visto da diverso tempo, e dopo anni in cui hanno azzerato appunto il processo di rinnovamento della leadership, ecco, ora dimostrano che con questo cambio di passo a cui sono stati costretti non hanno dato già per persa la partita della Casa Bianca. Poi l'uscita di scena di Biden offre ai democratici anche l'opportunità di riorientare l'attenzione dell'opinione pubblica da quelli che erano i timori sulla idoneità psicofisica di Biden, che era praticamente il discorso generale su cui si concentravano tutti i giornali nelle ultime settimane, ai temi reali della campagna elettorale, quindi le ricette sull'inflazione, sul costo della vita, il controllo dell'immigrazione fino all'aborto, inclusa ovviamente la difesa dell'operato politico di Biden, oltre ovviamente alla inadeguatezza di Trump. Ora, la retorica sulla impresentabilità di un candidato piuttosto che un altro può tornare in mano democratica contro Trump, non solo perché sarebbe il più vecchio presidente alla Casa Bianca, ma anche perché è una figura polarizzante, estremista, radicale, e l'obiettivo, ricordiamoci sempre, per vincere la Casa Bianca alle elezioni di novembre restano sempre quegli elettori moderati e ancora indecisi di quei 6-7 swing states. La questione, la vera domanda ora, è se i democratici riusciranno a sciogliere i nodi fra i vari papabili candidati e arrivare uniti alla convention democratica che inizierà fra meno di un mese, il 18 agosto, perché quello che devono evitare ovviamente è mettere su pubblica piazza una lotta per la successione. Grazie a Greta Cristini. Avete sentito, tra l'altro, immagino di sì, la polemica che stanno montando i repubblicani proprio in queste ore, dicendo che il partito repubblicano dovrebbe ottenere dei rimborsi per quanto fatto finora, perché hanno costruito tutta quanta una campagna contro Biden, ma se alla fine lui si ritira, come ha fatto, poi loro dovrebbero ricominciare da capo tutto il lavoro di campagna elettorale. Però voglio dire, sono cose che succedono, rarissime, estremamente rare, ma può accadere che un candidato presidente si ritiri. Vedremo quindi in che modo il Partito Repubblicano comincerà a costruire una nuova campagna elettorale. Lo potrà fare però soltanto quando ci sarà un candidato ufficiale, ma vedrete che già nei prossimi giorni cominceranno gli attacchi in direzione di Kamala Harris. In realtà sono già cominciati, o forse non sono mai terminati per davvero. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.